Buonasera raga, questo è il Mogogos numero 70. Cavoli, siamo già al 70° Mogogos. Oggi vi ripropongo un'intervista con Willy Peyote e Frank Sativa, che sono passati qua in radio. E poi vabbè, se capita qualcosa stasera ve lo metto nel video. Se no ci sentiamo dalle 22 alle 23, come sempre a 105 non stop. Sono alle 105 da Milano, saluto tutti, ciao ragazzi. Adesso vi beccate due spezzoni di intervista. Il primo, che parla più o meno della dimensione live che propone Willy Peyote con Frank Sativa. Nella seconda parte invece c'è la spiegazione di quello che è il testo di L'effetto sbagliato. Sono le 2 del mattino e sto finendo di montare il Mogogos. Questo ragazzo l'ho scoperto io. E come sta andando questo periodo della vostra vita? Ma bene, insomma, non ci fermiamo mai per rendercene conto, però continua, sono 2 anni che suoniamo e continua a esserci sempre più gente sotto, quindi buon segno. Ho visto delle foto sui vostri profili Instagram di un concerto che avete fatto pochi giorni fa a Torino. Mm-hmm. Davanti a voi avevate più o meno 5.000 persone, sì, se non sbaglio. Più o meno sì. È stato strano, poi a Torino è significativa più che altro non tanto per la gente, più per i commenti che sono stati nei giorni seguenti. Insomma, è stato percepito come una roba grossa, tutti a dire era 20 anni che non succedeva, i subsonica, tutte quelle robe lì. No, comunque è stato molto strano, ma per come è stato percepito in realtà. Perché che un torinese facesse quei numeri lì in quel modo lì, e poi c'era una bella atmosfera, la cosa bella era che c'era condivisione, c'era senso di appartenenza, era bello. Perché ricordiamo che a Torino non si scherza un cazzo, come direbbe Guido Catalano. A Torino non si scherza un cazzo, a Milano gira il grano, a Roma è tutto un magna magna, a Napoli poi muori, a Verona ti innamori, ma a Torino non si scherza un cazzo. Ti ho sempre conosciuto, ti ho sempre apprezzato Willy, anche per la tua capacità di esprimere concetti abbastanza concreti e duri a volte all'interno di sonorità molto piacevoli. Per esempio l'ultimo singolo, L'effetto sbagliato, che poi andremo ad ascoltare, ha una critica all'interno, uh-huh, no? Che è tutto quello che riguarda la politica antimovida, sì, no? Penso estesa in tutta Italia. Sì, assolutamente, parto da vicino, come al solito parto da Torino perché la conosco meglio, l'ho vissuta, però per parlare di un problema che secondo me è nazionale al momento. Perché se tu la semplifichi sull'antimovida, quindi non si può bere in giro, allora è in effetti una stronzata fare le barricate per questo. Se tu invece interpreti il fatto che contestualmente chiudono dei locali, impediscono quindi alla cultura di esprimersi, alla cultura quella bassa nel senso underground, che costruisce poi la cultura sociale e il rapporto delle persone in certi ambienti. Cioè, se tu semplifichi tutto solo sull'antimovida può essere una stupidaggine, ma se tu affronti il tema come il rapporto di queste amministrazioni con la cultura, allora vedi che è già un altro discorso, e la cultura dovrebbe essere un fiore all'occhiello dell'Italia tutta, perché siamo conosciuti nel mondo per essere all'avanguardia nella cultura da sempre, quindi se siamo noi a darci la zappa sui piedi è proprio da stupidi. E poi voglio dire, cioè, ci sono locali che chiudono, organizzazioni che non lavorano più, cioè significano debiti, significano imprenditori che falliscono, cioè, è un po' più ampio di così. Voglio dire, se non è concreto questo, cosa lo è? Poi la mia è una canzone, deve parlare, deve toccare le persone, quindi parlo di un tema che tocca a me e tocca a tutti, però in realtà è un po' più profonda di così la questione, cioè si parla di città che muoiono fondamentalmente. Il proibizionismo come concetto non ha mai funzionato da Al Capone in giù, cioè nel senso non è proprio il concetto di proibire le cose che aiuta, ma nell'educazione dei figli funziona così. Tutta questa parte seria, no, di 105 non stop, del parlare appunto l'antimovida, è espressa invece in maniera molto colorita con L'effetto sbagliato. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo, Willy Peyote e Frank Sativa, e poi andiamo a commentare questo 105 non stop. Guarda che se lei ti dà picche, non è che perché non vi capite, anche stasera quanti amici, quante amiche, non è detto che poi ti ricapiterà, ognuno il suo tallone d'Achille, insieme avreste fatto faville. È da più o meno un anno che io non mi alleno e comunque che non mi tengo in forma, no? Sono abbastanza pigro. Cosa ho fatto oggi? Verso le 5 mi sono sentito molto in colpa, mi sono ripreso, ho detto vado a correre. E alla fine, raga, ho fatto 4 km e 36 in 26 minuti. E bravo! Oh, ma sta ancora registrando? Ciao raga, buonanotte. Ci vediamo domani. Che effetto ti fa? A me fa sempre l'effetto sbagliato.